Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori Pubblici al Senato, nonché uno dei quattro geologi presenti in questa legislatura al Senato. Buon pomeriggio a tutti. È certamente con molta emozione che mi trovo qui a ricordare Franco Ortolani. Io Franco Ortolani l'ho conosciuto nel 1980 e ci siamo trovati insieme all'indomani del sisma che attaccò, distrusse larga parte dell'Irpinia e diede l'impeto per la realizzazione di quella che viene poi definita la carta neotettonica d'Italia. Allora, io sono anch'io un professore universitario e voglio anche quindi mettere l'accento sul valore scientifico del contributo di Franco Ortolani alla conoscenza della geologia del paese. Il 1980, se lo guardiamo ora, è un'era geologica fa, perché le conoscenze di allora erano molto limitate su questi temi e i sismi che hanno colpito il paese e che continuano a colpirlo, hanno avuto lo necessitario di un approccio nuovo al problema della neotettonica, dei sismi. A quei tempi non si parlava neppure di faglie capaci di realizzare dei sismi. Quindi gli americani già lo sapevano questo. Chi come Franco era in contatto con il mondo anglosassone conosceva che un territorio è sismico, ma poi ci sono nell'ambito del territorio delle aree molto più sismiche del circondario e quindi bisogna conoscerle, investigare, approfondire e quindi prevenire. Si fece questo con la carta neotettonica d'Italia, poi si sarebbe dovuto proseguire perché la carta neotettonica era stata fatta al 250.000, mentre la carta geologica che ora poi con il contributo di Franco, con la volontà ferrea che Franco aveva su questo tema, è al 50.000, ma guardate bene, le carte di base che portano alla realizzazione della carta al 50.000 sono al 10.000, quindi gettano una luce profondamente diversa su quello che è il territorio, una conoscenza capillare del territorio, una conoscenza a cui tutte le autorità poi si possono riferire nel momento in cui fanno della pianificazione. Una carta geologica, adesso io ho accennato alle faglie capaci, ma una carta geologica significa anche conoscere le rocce, quando sono state formate, quando sono giunte in quella posizione e come si comportano rispetto agli altri importanti agenti idrometeorologici che sono le precipitazioni, che sono spesso i motivi di innesco dei grandi disastri che colpiscono il nostro paese. Franco si era occupato anche, a parte la neotettonica, di fiumi, di coste. È lì che lui ha acquisito questa grande conoscenza sulle dinamiche ambientali. Quello che guidava l'azione di Franco era conoscere il passato per poi vedere quello che è stata la conseguenza del passato nel presente e poi prevedere quello che sarà lo sviluppo futuro di queste di questa situazione, di questo trend, di questo divenire. Molto spesso chi ci ha preceduto se n'è dimenticata di questa conoscenza, dimenticando che ci sono aree vulnerabili, aree pericolose, aree a rischio e quindi che necessitano immediatamente di interventi importanti. Sappiamo benissimo che in alcune delle zone più vulnerabili d'Italia sono state poi fatte delle urbanizzazioni importanti e poi dopo noi ci ritroviamo nel momento in cui accadono i disastri a lamentarci dei disastri, ma quello di cui si dovrebbe lamentare è che la pianificazione territoriale non è stata mai fatta in modo oculato. Facendolo in modo oculato noi eviteremmo tantissimi disastri
che colpiscono il nostro territorio oggigiorno. Ovviamente la conoscenza del territorio implica anche la conoscenza delle risorse. Le risorse idriche, che sono state uno dei cavalli di battaglia di Franco, sono una delle cose più importanti che noi abbiamo. È l'oro del futuro, l'acqua è l'oro del futuro. E Franco se n'era assolutamente reso conto, e le sue battaglie in questa direzione sono sicuramente encomiabili. Le risorse idriche sono vulnerabili e neppure ci rendiamo conto di quanto possono essere vulnerabili. Non ci rendiamo conto dei circuiti idrici dell'acqua. Forse noi geologi ci rendiamo conto un po' meglio, ma molte delle persone qui in sala non se ne rendono conto. Non si rendono conto che le falde idriche possono essere a contatto per centinaia di chilometri, e quindi inquinare un determinato settore significa propagandare quell'inquinamento, compromettere le aree per centinaia di chilometri. Quindi al di là di una regione, l'acqua non è che segue i confini regionali, l'acqua travalica i confini regionali e quindi va compresa, ne va compresa la dinamica e va... Franco ha fatto anche un'altra importante, un altro lavoro, che è stata la formazione di studenti. La formazione di studenti e di scienziati che hanno poi proseguito la sua attività nell'università. Noi abbiamo bisogno di scienziati, abbiamo investito negli anni passati troppo poco sulla scienza. Altri stati, rispetto alle sfide del futuro, hanno investito moltissimo sulla scienza. La scienza ci permette di affrontare il futuro con approcci innovativi, comprenderne le conseguenze e quindi prevedere un po' quello che accadrà e che quello che bisognerebbe fare oggi. Spesso è anche difficile, perché l'innovazione tecnologica corre a dei ritmi elevatissimi, però almeno sulla base delle conoscenze attuali noi siamo chiamati a farlo. Franco, attraverso la sua conoscenza dell'ambiente, ha affrontato anche quello che sono le tematiche dei cambiamenti ambientali, che sono divenuti così importanti ai giorni nostri. Ma Franco e alcuni di noi geologi hanno affrontato il problema dei cambiamenti ambientali già negli anni 80, già negli anni 90, perché se ne era consapevoli che l'uomo, abbiamo scritto vari articoli sull'impatto antropico, le modificazioni dell'ambiente naturale indotte dall'impatto antropico. L'ambiente ha con le sue dinamiche conseguenze importanti sulle aree costruite, ma l'uomo, costruendo o facendo altri interventi sull'ambiente, modifica l'ambiente naturale, qualche volta in modo irreversibile, e quindi ha un impatto talora molto notevole, ha un impatto notevolissimo anche sul cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è iniziato non ora, non è che ora ha avuto un'accelerazione brutale. Il cambiamento climatico è iniziato nel momento in cui l'uomo ha iniziato a arare la terra, con i grandi con il cambiamento dell'economia da cacciatori, raccoglitori a un'economia agricolo-pastorale. E Franco di questo ne era consapevole, ha scritto anche degli articoli su questo, investigando alcune tematiche, alcune aree in cui si sono avute modificazioni importantissime. Voglio dire una cosa prima di concludere il mio intervento. Voglio dire che Franco ha lavorato sempre negli ultimi anni per i beni comuni che sono quello per cui tutti noi ci battiamo, indipendentemente da quello che è la nostra matrice di provenienza. I beni comuni sono quello che ci connette con il futuro, quello che ci connette con la gente e con le persone che ci stanno ascoltando, quello che connetteva Franco con i suoi studenti, quello che
tutti noi con la gente che ci circonda. E che approccio aveva Franco, come lo abbiamo noi? Un approccio d'amore. Franco amava il suo territorio, amava le persone che lo circondavano, amava il suo paese. È con questo che io voglio chiudere, con questo ricordo del profondo amore che Franco aveva per il suo paese, che voglio chiudere il mio intervento. Grazie.